Ciao a tutti, sono Nick Pira, direttore moda di GQ Italia e per GQ Telefono Casa faremo oggi una chiacchierata con Edoardo Valdannini. Eccolo qua. Ecco. Ciao Ciao. Edoardo, come stai? Io Bene, bene, te come stai? Provarti sto bene, grazie. Tutto bene, grazie mille. Tutto a posto. a mettere, appoggiarti da qualche parte qua. Stavo provando a creare una piccola installazione, ma la vedo dura, quindi mi sa che ti Metti lascerò. più comodo, tu non ti preoccupare, come sei più comodo, davvero. No, perché sennò ti mettevo in orizzontale, ma in orizzontale è brutto, perché poi facciamo una cosa strana, fa Sì, può un effetto essere. strano, fa. È un po' complicato. No, ti tengo in mano, va No, ma benissimo. così va benissimo, eh? Va bene, va bene. Perfetto. Senti, Come stai? intanto come stai? Intanto dove sei? Allora, io sono a casa e vivo vicino Parigi, in un sobborgo Ah, d'accordo. parigino. Ok. E quindi sto qua ormai da. Ci sto, diciamo, da diverso tempo, però fisso adesso sono, beh, 3 mesi più o meno, perché ho 2 mesi e mezzo. Insomma, ho finito di lavorare e sono tornato qua. Perché tu vivi stabilmente a Parigi, giusto? Sì, Insomma, vivo qua, però diciamo capito molto spesso in Italia per lavoro, lavoro. la famiglia, gli amici, insomma. Però diciamo che la quarantena in qualche modo mi ha obbligato a restarci più del previsto anche, diciamo, di Certo. solito faccio un mese su e qualche giorno giù, solitamente, invece adesso è un continuo. E come sta andando questa quarantena? Ti dirò bene, nel senso io poi sono forse un caso un po' particolare perché sono uno che ama stare a casa, nel senso ho le mie abitudini domestiche per cui ho... E devo dire che mi ci sono trovato relativamente bene, senza troppo stress o troppa paura. E in poco tempo insomma mi sono riuscito ad adattare al ritmo, insomma. Anche perché com'è la vostra quarantena? Nel senso che continua ancora, giusto? Rispetto a La noi. Ok. nostra continua fino a lunedì prossimo, tecnicamente, sempre come immagino dovunque nel mondo, con i dovuti Accorgimenti. accorgimenti e dire poi, sperando che non si debba rifare di nuovo, però insomma, poi il comportamento umano è uguale dappertutto, quindi insomma, Certo. stare a vedere cosa succede. È com'è la realtà italiana vissuta dalla Francia, insomma. Da uno che Dici tra dal mio l'altro. punto di vista o dal punto di vista dei francesi? No, dal tuo punto di vista, perché tra l'altro dobbiamo dire che tu sei per metà francese, per metà da parte di madre e per metà italiano, per cui Esattamente. hai pregi e difetti di entrambi i popoli. Esattamente, esattamente. Io ho preso tutti i difetti di tutte e due, così Ha sono nessun a posto. pregio? No, 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 in realtà no, secondo me ci stanno dei pregi, ci stanno dei difetti, ma poi sono quelli che un po' culturalmente diciamo che appartengono agli italiani o francesi, poi in realtà dipende dalle persone sempre. Quello che mi piace dire, diciamo, per me in regola generale dei francesi o degli italiani, per me per far capire agli uni e agli altri come sono gli altri, è che i francesi secondo me a primo approccio possono risultare molto freddi, ma poi possono rivelarsi delle brave persone. Gli italiani secondo me possono rivelarsi molto simpatici come primo approccio e poi rivelarsi delle cattive persone. Quindi in realtà nel senso che per me ci sono scuole diverse di approccio all'essere umano, insomma, alle Senti, ma culture. cosa pensi di aver preso dalla tua madre, che è francese, appunto? Bella domanda, nel senso, beh, spero tante belle cose, nel senso no, credo da lei direttamente una gran bella determinazione, anche dato il suo, insomma, anche il suo iter, la sua vita, il suo modo in cui ha affrontato le cose, quindi spero anche una certa dose di determinazione nelle cose e spero, mi auguro sempre di aver preso quel po' di classe tipicamente francese che rientra un po' delle antologie Occhio a del... quello che dici. Esattamente. No, per quello ti dico, non voglio darmi pregi, però io mi auguro sempre di prendere cose che mi piacciono a me. Poi, ovviamente nei risultati potrebbe essere tutt'altro, io non dico ciò che sono, dico ciò che vorrei essere, insomma. Certo. No, no, assolutamente. Senti, ma in queste settimane di clausura forzata hai fatto come un po' come gli italiani, ma credo che alla fine sarà un po' uguale anche per i francesi, cioè tipo cucinato. Completamente, sempre, Ma sempre. era già una tua, come dire, Sì. una tua passione oppure l'hai sviluppata No, 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 lo ulteriormente? era in realtà, diciamo, al di là del mestiere che svolgo, la cucina e la scrittura sono due passioni che mi porto avanti
L'una un po' per forza di cose, perché da ragazzino, insomma, a partire dai 13-14 anni stavo da solo a casa a pranzo, quindi ero obbligato a inventarmi preparare. qualcosina, perché se no mangiavo sempre la stessa cosa, pasta al burro tutti i giorni, a un certo punto uno si deve reinventare. E quindi no, quella me la sono portata avanti e poi è diventata una passione nel tempo, insomma, ne ho E fatto quindi una virtù più che una necessità. apro una parentesi, ti metto in difficoltà perché questo sarà un po' il tema della diretta, metterti in difficoltà. Vai, ti prego. Meglio la cucina italiana o quella francese? Italiana. Ah, vabbè. No, Ma hai no, dei no, ma... francesi lì intorno? No, c'ho la mia ragazza in camera però adesso, Che quindi va non bene. sente, Non l'ha immagino. sentito perché sennò mi prende a bastonate. Sì, no, in realtà... No, in realtà l'ho detto perché è più una questione di cuore. Cioè, sono cresciuto con la cucina italiana, anche se mia madre è francese, quindi in realtà lei ci Certo. ha sempre fatto anche piatti francesi, italianizzati e viceversa, per cui... Esistono dei piatti francesi, quindi. Esistono, non sono leggende. Beh, ce ne stanno alcuni buonissimi, sono tutti però molto molto pesanti di Eh solito. Ci sta il famoso boeuf bourguignon, che sarebbe il manzo cotto per ore nel vino rosso, nel senso che sono cose e base di burro, nel senso comunque bisogna aver fame parecchio, bisogna aver freddo anche. È una buona dote di citrosodina dopo. Esattamente, quella io ormai sono abbonato a Citrosodina e Gaviscon, sono amico. Vabbè, e quindi insomma, cucina e scrittura mi hai detto, insomma. Sì, aspetta, ti provo a appoggiare un attimino, che magari riusciamo, perché se no poi ti parlo e sembra che abbia i tremori, quindi magari riesco a fare qualcosa di un po' più... No, non riesco a fare nulla, Ma niente. prendi una roba da dove appoggiare il telefono. Aspetta, ora lo stavo cercando, guarda. Metti qui, bravo, non ti preoccupare. Eh no, mi pare scortese farti tremare tutto. Mi sembra carina questa cosa. Ecco qua. Okay, eccoci qua, ci dovremmo essere adesso. Pensa che sto facendo. Quasi. No, Va ci bene, siamo. perfetto. Mazza. Ingegnere. Senti, ma cos'è che volevo dire? No, forse stavi parlando tu e ti ho interrotto, non lo so. No, non... Senti, secondo, invece l'attività fisica come sei messo? Attività fisica mi alleno in casa, nel senso è quello che faccio spesso e volentieri. Mi ero anche iscritto in palestra, però la palestra mi stufa in poco tempo. Nel senso che ci vado ogni tanto, ora no, però cioè, ci andavo Certo. ogni tanto. Mi alleno molto spesso in casa, faccio soprattutto anaerobico, allenamento anaerobico. Lo sport mi manca. Scusami. No, no, mi avevano chiamato e è andato Ah, via il video. Scusa. ok. No, figura. E quindi diciamo sì, gli sport collettivi mi mancano un po', perché ho sempre fatto pallavolo, mi è sempre piaciuto tanto, quindi mi manca un po' quello spirito e dovrei ritrovarlo in realtà, ma vivendo appunto un po' fra la Francia, un po' nell'Italia, è complicato trovare uno sport di squadra, quindi mi sono dovuto adeguare. E comunque voi al momento potete uscire di casa fino a 1 chilometro, se non Bravo, sbaglio. esattamente, esattamente. Quindi abbiamo una libertà che era maggiore di quella che era in Italia. Sì. Certo, 1 chilometro è comunque relativo. E poi io non sono uno che va a correre di solito, nel senso che preferisco magari farmi una lunga passeggiata di, che ne so, 5 km piuttosto che sono più... O andare a nuotare, c'è la piscina qua vicino, quindi Ok. la piscina pubblica, insomma, posso... Preferisco approfittare di questo tipo di... Però vedo che hai i capelli corti, per cui te li sei tagliati tu in casa? Eh sì, è stata la mia ragazza che mi ha aiutato perché diciamo, avevo dei capelli che stavano diventando un po' improbabili perché erano Beato talmente te. poco. E no, beh, era necessario, me li sono fatti, ora sono già ricresciuti da un mese, però erano corti, 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 perché era l'ultimo ruolo, insomma, avevo dei capelli, diciamo, ossigenati, particolarmente ossigenati. E con la ricrescita cominciamo a diventare un po' strani, insomma. Vabbè, senti, ho finito le domande di sceme, adesso parliamo A me seriamente. erano interessantissime queste domande, per Ah, dire. no. Figurati. Senti, allora, intanto tu sei cresciuto in Italia, giusto? Ok, e la cosa che mi ha colpito più tra le cose che mi hanno colpito di più di te, studiando il tuo caso, diciamo così, è questa cosa che tu abbia fatto sociologia, ti sei laureato. Quindi,
Intanto mi incuriosiva sapere perché hai scelto sociologia e seconda cosa mi incuriosiva sapere se ti è in qualche modo servita dopo nel tuo lavoro. Ma assolutamente sì, nel senso che lo studio della sociologia, secondo me, io come anche la recitazione stessa, raccomanderei di farla in maniera anche semplicemente per capire un po' di più le persone che ci circondano, gli esseri umani. Sono materie, diciamo, in qualche modo generali e generiche da studiare, possono essere generali e generiche, poi approfondite, sono molto tecniche anche, però a un primo sguardo possono essere anche utili a un profano. Perché non so, possono dare far osservare il mondo e far capire il mondo in una maniera leggermente diversa e non in maniera aprioristica, non in maniera pregiudiziale da subito. Quindi è utile per capire un po' i meccanismi del mondo. Certo. E quanto ti ha aiutato nel lavoro? Beh, secondo me tanto, nel senso, poi dipende, nel senso, fa parte, è osservazione umana, quindi per me l'attore è osservazione. La sociologia e osservazione quindi rientrava nello stesso grande meccanismo del cervello, del cuore, insomma, per me è la stessa cosa. È soprattutto quel tipo di cose, imparare a osservare, secondo me quella è la grande, e essere curiosi. E quello è per me si può apprendere anche questa cosa qua, si può imparare anche a osservare, Ma non è innato. nel momento in cui dovevi scegliere la facoltà da seguire, sei andato spedito su sociologia oppure avevi altre cose in mente quando No, hai scelto? diciamo che appunto a me piaceva scrivere, Sì. però non so, anche uscito al liceo, sì, mi piaceva scrivere, ma non Sì, significava nulla, non era riesci cosa, era più. andare a fare letteratura, ok? Certo. Però non era neanche quello, quindi mio padre mi ha detto semplicemente, ha fatto a te cosa piace fare, semplicemente, banalmente, e io ho risposto a me piace guardare le persone. Era una risposta semplice, stupida, che però ho trovato un piccolo fondamento in una materia che comunque ho seguito per alcuni anni e mi ha appassionato e mi ha aperto diverse prospettive, quantomeno. E scusami, in che momento della tua vita hai scelto di fare l'attore? Hai È deciso stato o hai pensato che... casualmente in realtà, perché è stata una mia amica che mi ha chiamato, un'amica del liceo che mi ha chiamato quando avevamo 19 anni, appena finito il liceo, insomma, un annetto dopo, un anno e mezzo dopo. Lei stava alla NUCT, che è una scuola di cinecittà, non so se esista ancora tra l'altro, è una scuola di cinema, di regia e quant'altro. E lei doveva fare questo corto di diploma di fine anno, mi ha detto guarda se vuoi io cerco uno tipo te per fare questo ruolo, se ti va. E ho fatto perché no, tanto in amicizia ci divertiamo, senza nessun tipo di interesse o malizia, ho detto sì. È andata bene, nel senso che mi sono divertito. Al tempo là insegnava Laura Bispuri, comunque una regista italiana oggi, pure abbastanza forte, ha fatto delle belle cose. E lei stessa mi disse, guarda, forse dovresti continuare, dovresti vedere un po'. E io ho continuato in maniera, diciamo, semi-amatoriale, con amici che facevano progetti, cose, serie, web. Sì. E piano piano mi sono avvicinato, ho cominciato a conoscere autonomamente un po' di casting, attori. Insomma, gente del giro, ma in maniera completamente autonoma perché non avevo nessun aggancio. Mio padre fa tutt'altro, mia madre, figurati, nel senso, era tutto un mondo nuovo. E piano piano poi sono riuscito a entrare, lavoricchiando, sono riuscito ad entrare nel frattempo in questa scuola di recitazione. Ho fatto quello e da là chiaramente si è consolidato tutta una rete di contatti e quant'altro. Fino al tuo debutto vero e proprio per il grande schermo che è stato in Pasolini, giusto? Sì, diciamo, quello è stato un ruolo, nel 2014 è Sì. stato un ruolo minore, cioè era una figurazione speciale, quindi è stata la mia prima apparizione su grande schermo, si può dire. Ok. Fino allora erano appunto cose semi-professionali o non professionali, quella è la prima cosa professionale con cui sono apparso. Poi è stato, diciamo, Arianna nel 2015, Sì. il vero lancio è stato per me personale, che ritengo tale, nel 2016 Qualcosa di con Alfredo nuovo, Mencini, con esatto. la Comencini, dove hai recitato assieme a Michela Ramazzotti, E giusto? Paola E Cortellesi, sì. Paola Cortellesi. Com'è stato recitare con due donne? Molto molto bello, devo dire, appunto è stato uno svezzamento in qualche modo per me che è uscito fresco dalla scuola, era una cosa già meravigliosa poter lavorare bello, nel senso con attrici comunque più che mai affermate. E poi è stato bello perché era un clima molto distinto, lavoravamo soprattutto in set all'interno, molto molto facile.
facile, era un orario anche, diciamo, da ufficio, quindi era, tutto era molto inquadrato, non c'erano le sorprese del clima, delle persone per strada, non c'era nulla che potesse disturbare la serenità del set, e loro due erano dolcissime. Beh, penso che si siano immaginate veramente avere davanti il ragazzino che esce fresco alla scuola, cioè erano tipo coccolose a dei livelli. Quanti anni avevi? Ne avevo 23, 22, Ah, 23. proprio piccino. Ormai sono 5 anni precisi. Senti, finché non arrivi a interpretare il ruolo di Lele in Suburra con Sì. accanto Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, Sì, giusto? Ecco, esatto. raccontami un po' di questa esperienza e poi è una cosa che in realtà ho chiesto anche ad altri ospiti di queste dirette. Che ti hanno preceduto in queste dirette, cioè mi sono sempre chiesto quanto sia facile rimanere come intrappolati in un personaggio di così che ti dà così tanta popolarità come può essere stato il tuo in Suburra e ti chiederei se anche nel tuo caso è stato così oppure hai corso quel rischio e quali sono i trucchi per come dire, liberarsi da questo personaggio e proseguire nella propria carriera, insomma. Beh, diciamo che incastrarsi può essere una duplice, può succedere in maniera doppia, nel senso che possono essere il pubblico a incastrarti in un personaggio, può essere te, che vediamo i casi eccessivi di grandi attori, pensiamo a Heath Ledger o altri, che sono rimasti incastrati loro stessi, ma quello parliamo di un livello specifico di certe cose. Nel caso comune, come potrebbe essere Suburra, è che uno rischia di restare incastrato perché il pubblico riconosce nel tuo volto e il tuo personaggio, sostanzialmente. Non ci sono segreti, nel senso uno spera sempre di fare un bel lavoro, qualunque esso sia, non pensa alle conseguenze del pubblico, essere incastrati, perché sennò diventa un tormento. L'unica cosa da fare, il segreto, tra virgolette, per me è quello di fare quel ruolo come qualunque altro ruolo, nel senso che se l'ho fatto pensando a farlo come un ruolo e non a pensare di dire ok, questo è un ruolo che poi ti incastra, che ti... L'ho fatto e ne ho fatti altri dopo, con la stessa intenzione. Quindi l'essere incastrato uno si augura che non succeda, ma al tempo stesso è anche un segno positivo del fatto che la gente si ricorda di te. E quello, diciamo, è anche un buon segno in qualche modo. Certo. Eh sì, poi dopodiché appunto il rischio è che come succede anche in questa diretta con i commenti delle persone che ci seguono, che molti riferimenti nei commenti sono appunto Beh, legati a... è l'ultima cosa in realtà con cui poi mi sono mostrato al pubblico, per cui è anche normale, anzi, ancora fa piacere che ci sia questo tipo di, dopo un anno, diciamo, dall'uscita della seconda stagione, per cui Certo. ora vorrei appunto che non fosse per la quarantena, dovrebbe uscire anche altra roba che però non sta là, Sì, insomma. adesso ne parliamo. Sì, no. Ti volevo chiedere, scusami, ma secondo te Sì, esiste ancora un pregiudizio riguardo le serie TV da parte anche del mondo del cinema, degli attori, eccetera, eccetera? Esiste oppure è un po'... Perché ho avuto a un certo punto la sensazione che soprattutto in Italia ci fosse questa specie di presa di posizione un po' snobistica rispetto alle serie TV. Poi... Ormai si vive praticamente di serie TV, ce ne sono talmente tante. Adesso non so certo. se anche tu sei un appassionato, ne guardi, eccetera, eccetera. Sì, ne guardo, non ne sono. Non sono un seriofilo, nel senso, preferisco sempre il film, Ah, personalmente. Cioè, vedo molti più film che serie, di posso solito. chiederti perché? Non lo so, perché il In caso. film, secondo me, è anche un esercizio di stile particolare, o meglio, nella mia mente, ancora una volta, non voglio fare discriminazioni perché. Bisogna è la famosa regola dei tre atti, non so come dire, è tutto che la serie poi è la stessa cosa con 10 volte tanto, perché ogni episodio deve avere i suoi atti, deve avere un suo climax, è difficilissimo, però nella mia testa mi piace avere un prodotto che è confezionato ad hoc per durare essere una chicca di 1 ora e mezza, 2 ore e non per forza di cose essere un prodotto necessariamente che deve allungarsi e molto spesso le serie purtroppo cadono in questo tranello, cioè allungarsi per attirare pubblico. E a me questa è la fregatura, in 1 ora e mezza poi posso giudicarti nel bene o nel male, ma quello l'hai fatto, quella è la tua
nel tuo pacchetto. In un brodo lungo ci metto talmente tanto tempo che mi passa anche la voglia di Sì, io rifletterci. sono, se dovessi chiedermi un parere, sono assolutamente d'accordo con te su questa cosa qua. E poi l'altra cosa che penso delle volte, nonostante io sia un grande fruitore di serie TV, penso che capiti nelle serie TV quello che capita nella moda col fast fashion rispetto a, come dire, alle grandi case, grandi brand, nel senso che comunque se tu vai in alcuni negozi di fast fashion i vestiti sono completamente ammassati e non riesci neanche a tirarli fuori dalle relle. E capita secondo me delle volte anche per le serie TV, soprattutto come dire, all'interno della stessa casa, per cui molte si assomigliano, molte capisci che sono state prodotte con un intento ben preciso e va quel filone lì, allora ne buttano Bisogna via. Esatto, restare. sì. Sì, senza Renato, nulla c'è. togliere, poi la serialità di per sé, però è proprio il problema è che essendo oggi di moda la serie, diciamo, la metà sono fatte secondo questo tipo di meccanismo qua, che è un po'. Sì, dove delle volte è più un discorso di marketing e meno di creatività, per Di cui contenuto, sì, sì. esattamente. Per Sono d'accordo. cui sì, credo che io delle volte percepisco questa cosa, per cui sono Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con io te. A parità di mezzi, di soldi assolutamente. Sì, investiti, sì, sì. eccetera, eccetera. Per cui Non è è proprio l'intento una. della resa che è diverso. Esatto, cioè non c'è uno sguardo, a volte non c'è lo sguardo al contenuto, c'è uno sguardo al pubblico, che non significa che non bisogna pensare al pubblico, ma non deve essere il premio il nostro l'obiettivo per cui creiamo qualcosa, secondo me. Cioè, Certo. c'è un po' quel discorso là che per me va tenuto sempre in conto, cioè ciò che creiamo, secondo me, deve essere a priori di quanto pubblico possiamo ottenere con quel contenuto. Certo, uno poi non crea una cosa completamente fuori dal tempo perché magari dice ok, così non se la vede nessuno, è solo per me, diventa una cosa soltanto nella mia testa, quindi è inutile. Però neanche produrre perché in quel momento la produttività va da quella parte là, perché i prodotti vanno di là. Perché a quel punto, se no, finiamo sempre a creare, a ammassare roba uguale finché qualcuno, l'homo novus, non tira fuori il prodottino migliore e si va da quell'altra parte, quindi insomma. Certo. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Senti, invece, Edoardo, parlando del periodo che stiamo vivendo in queste settimane, ormai quasi, cioè ormai sono mesi più che altro, secondo te, che cosa ci lascerà di positivo? Se ci sarà qualcosa di positivo? Bella domanda. Secondo me a me ha aiutato a Sia fare. mi verrebbe da chiederti sia a livello personale che a livello lavorativo, ecco. A livello personale, mi ha paradossalmente fatto passare più tempo con i miei amici. Paradossalmente, mi ha regalato questo tempo in più anche con la mia ragazza, perché lei lavorava fino a prima della quarantena, poi varie vicissitudini, ha cambiato lavoro, ora ne farò un altro, però insomma, diciamo, avevamo dei ritmi di vita separati, quindi non ci vedevamo spesso se non la sera. E io quando lavoravo per l'Italia non la vedevo affatto, quindi anche gli amici, per esempio, tutto il tempo passato con gli amici, ne ho fatti i video aperitivi, le video cucinate insieme, mi ho fatto lezioni di cucina interna. Cioè, sono dei momenti che ho giocato alla PlayStation con amici che non vedevo da tempo. Cioè, è stata una serie di elementi che mi ha rimesso paradossalmente più vicino alle persone che sono le più vicine, tra l'altro. Quindi questo è stato un elemento importante. Nel lavoro non lo so, nel lavoro mi auguro che intanto che si possa ripartire col lavoro, perché in questo periodo è parecchio critico, soprattutto il mondo dello spettacolo è messo a dura prova, perché non sappiamo effettivamente come e quando si potrà ripartire. Mi auguro semplicemente che si capisca che lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, del cinema nel mio caso in particolare, quindi porta avanti questo tipo di messaggio, è necessario. E per me questo ce l'ha insegnato anche questa quarantena, perché senza tutto ciò che è stato l'intrattenimento, dalla televisione a Netflix, a Amazon o le videocasse, quello che sia,
tutto questo senza la musica, senza, non so come la gente avrebbe sopportato anche soltanto 2 mesi di quarantena. Quindi questo per me deve essere importante, perché è un messaggio diretto del fatto che c'è un bisogno dell'arte e della cultura, anche quando pensiamo che sia semplicemente qualcosa di inutile, superficiale, certo. E borghese, certo. In qualche modo. Certo. Diciamo che... Sì, e poi ricordiamoci anche che è un indotto, è un'industria. E oltre la parte puramente economica, certo. Assolutamente, che non è comunque poca roba. Insomma. No, è una cosa che capisco benissimo, perché al pari da questo lato, come dire, lavorando in un giornale in cui mi occupo di stile, di moda, eccetera, quindi allargando il tiro e pensando al comparto, certo. Moda, è la seconda voce poi della come si chiama, dell'economia del nostro paese, ed è, come dire, non viene mai menzionata praticamente. No, completamente cui, lasciata a parte. Cioè. Esatto, per cui suona sempre come qualcosa di, come si dice, di superficiale, di cui si possa fare a meno. In realtà non si pensa mai che purtroppo in questo momento è un grosso problema, perché è un indotto. È un indotto enorme, e soprattutto non... Proprio perché è un grande indotto, non bisogna sbandierarlo come il cinema italiano era forte negli anni 60 e 70, la moda italiana è bella, la Fashion Week di Milano. No, non bisogna, no, bisogna considerare che tutto un mondo di lavoratori, soprattutto, certo. Se nonché anche artisti e creatori, che fa sì che ci sia un indotto importante e che soprattutto si crei qualcosa e che si possa rivivere quello di gli anni 60, 70. Lo possiamo rifare anche oggi, se ci sta una diversa visione, certo. del mestiere, dei mestieri, dello spettacolo, della moda e quant'altro. Certo, e quant'altro. Scusa, volevo solo chiederti una cosa legata a quello che tu hai detto poco fa, del fatto che paradossalmente la quarantena e comunque questo periodo ti ha avvicinato agli amici, comunque agli affetti in generale. Sì. Ma ti faccio una domanda un po' spinosa. Secondo te, finito tutto questo periodo, recupererai la vita di prima oppure... Sarà un po' e un po'. Tu hai chiesto a un cinico completo questa cosa, quindi la mia risposta dovrebbe essere catastrofica, non voglio, perché siamo in diretta, no. Io mi auguro sempre che tutto possa ripartire in maniera serena. Non credo molto purtroppo nelle persone. C'era una frase bellissima di Schulz, di Snoopy. Mm-hmm. Diceva io amo l'umanità ma odio le persone, nel senso ho poca fiducia negli esseri umani in generale, per cui lo spirito dell'individuo che capisce la collettività ho paura che non succederà, e quindi potremmo ricascare. Io mi auguro di no, mi auguro di sbagliarmi, di essere un completo idiota dicendo questa cosa, ma le esperienze della storia dimostrano che è difficile che gli individui prendano una coscienza collettiva in poco tempo e capiscano, perché già vedendo alcune immagini che sono uscite fuori ieri in Italia, cosa che sarà pure in Francia l'11, già mi fa un po' paura. Quindi io mi auguro che il coronavirus se ne vada prima che noi diventiamo esseri collettivi. Diciamo. Senti, la Aspesi in un'intervista di qualche giorno fa diceva che sicuramente torneremo come prima, ma addirittura peggiori di prima, più cattivi. Però lei dice, io sono vecchia, sono anche mezzo rincoglionita, per cui insomma, boh, tanto io me ne andrò, per cui non ci sarò, chi se ne frega, arrangiatevi, no? Nel suo complesso. A proposito di cinismo, però insomma, lei sosteneva questa teoria qua. Io comincio ad avere qualche dubbio e penso che, temo, anzi, scusami, che forse c'ha ragione lei, boh, non lo so. Staremo a vedere. Io pure, come tutte le cose, poi sono illazioni, ci divertiamo, certo. A fare ovviamente, certo. Previsioni. Mi auguro che la mia previsione sia sbagliata, ovviamente, come quella appunto, che hai appena citato, però... Vabbè, staremo a vedere, non aggiungiamo altro. Ti volevo chiedere un'altra cosa a razzo, perché ieri guardavo la TV e c'è questo studio che, secondo il quale l'uso dei cosi satellitari in macchina, no?
Vai, non la conoscevo questa. Quelli che usi per, il GPS. Dire, per raggiungere, esatto, i GPS, okay. Per raggiungere soprattutto le app, okay. Le app legate, esatto, il TomTom, piuttosto che le app legate al cellulare, eccetera, spengono il cervello. Cioè nel momento in cui tu usi quella roba lì, spegni una parte del cervello che ti serve per l'orientamento. Per guidare, per cui, la domanda che ti, esatto, questa è una bella scoperta. La domanda che ti, poiché il cervello è un muscolo, quindi il muscolo, come qualsiasi altro muscolo del corpo umano, se non lo utilizzi, chiaramente va a perdere un po' la sua funzione. Quindi la domanda che ti faccio è: se durante questo periodo di quarantena tu pensi di non aver allenato qualcosa dentro la tua testa a livello di pensieri, eccetera, eccetera. Avrei dovuto leggere molto di più, per esempio, una cosa molto banale, quindi credo di aver addormentato un po' quella parte là. Sono stato forse poco propositivo per ciò che sarà dopo, quindi non ho allenato la parte lungimirante, quella parte là forse non l'ho, perché come dico appunto in questo, nella mia prospettiva un po' pessimistica di ciò che sarà, io mi auguro ovviamente che le cose vadano meglio di come me l'aspetto, per cui dato ciò non prevedo, in qualche modo attendo, che è un po' un errore secondo me, una cosa che dovrei rivedere di questa fine quarantena, anche nel senso vorrei avere una visione lungimirante di ciò che sarà e potermi cominciare anche a muovere a... Però vabbè, a capire, no? Quello secondo me è la parte, sia la parte che proprio ho lasciato là addormentata, sta là. L'unica cosa che posso dirmi è che voglio rivedere le persone care, però no, leggere, penso leggere e essere troppo sul momento, forse. Queste sono le parti addormentate del mio cervello, secondo me. Ok. Un'altra cosa che mi piaceva chiederti è il rapporto che hai con i tuoi social, per esempio con Instagram e con i tuoi followers, per esempio. Allora, io tendo Instagram, l'ho cominciato a usare subito dopo l'uscita che era del film della Comencini, di nuovo, su consiglio del mio agente, nel senso... Mm-hmm. Proprio lui a dirmi: guarda, secondo me ti converrebbe perché puoi appunto canalizzare. Ho fatto sì, ok, facciamolo. Non ci credevo molto perché anche Facebook l'ho sempre usato solo per chiacchierare con gli amici e per mettere le mie cose, le mie. Poi piano piano è diventato uno strumento che continuo a usare con lo stesso metodo, nel senso che metto ogni tanto qualcosa. Quando faccio qualcosa non mi piace usarlo semplicemente per promuovere la mia vita privata, l'ho usato forse un paio di volte con questo scopo, lo uso per la mia vita da attore, perché secondo me quello deve essere interessante delle persone. Cioè, se io sono un attore, tu dovresti incuriosirti del ruolo che farò. Della mia vita privata posso assicurarti che non c'è nulla di così entusiasmante da seguire o da commentare o da guardare, nel senso, una vita abbastanza semplice come immagino tante altre. Quindi la cosa che io voglio rendere interessante è proprio un'immagine di me. I follower rispondo a tutti, comunque, quando mi scrivono rispondo a tutti quanti, proprio forse quelli che mi insultano cerco di evitare perché sennò dovrei insultarli io, però nel senso vabbè, certo. Mi limito, rispondo a chiunque, diciamo, quindi non... Ok, ma che poi in realtà, appunto, come un po' hai detto tu poco fa, sei uno molto, per certi versi, riservato, per cui Sì. ritieni che la tua vita privata, giustamente, io mi trovi assolutamente d'accordo, io non ho mai capito questa cosa per cui ci si debba... come si dice, incuriosire della vita privata degli artisti, dei talenti, non capisco perché, però vabbè, comunque io non faccio testo in questa roba qua, chi se ne frega. Detto ciò, però, mi ha colpito perché in diversi post che tu hai nel tuo Instagram, che quindi appunto a questo punto sono stati opera tua, per esempio parli di tuo papà, e quindi Dell'ultimo, sì. mi incuriosisce questa cosa, lo fai attraverso quello che lui fa, che è la fotografia. Certo. Quindi volevo chiederti, intanto, che rapporto hai tu con la fotografia? E la seconda cosa, legata anche, ti faccio questa domanda, legata anche al fatto che comunque tu hai fatto un sacco di,
rispetto ad altri tuoi colleghi. Un sacco di shooting fotografici anche con i giornali di stile o di moda, compreso quello dove lavoro io. Per sì, cui mi incuriosiva sapere qual è il tuo rapporto con la fotografia e poi aggiungerei anche con lo stile e con la moda. Con la fotografia in particolare ci sono cresciuto dentro. Come la cucina da parte di mamma, papà era la fotografia in qualche modo. Cioè mamma era appassionata di cucina, corsi di cucina e tutto quanto, faceva l'impiegata e quando poteva cucinava, cioè... Papà, fotografia, nel senso per papà, fotografia lavoro, ma quindi anche foto in casa e tutto, per cui ci sono... Certo. Mi ci hanno cullato nella fotografia. Che cosa posso dire? Che la fotografia, secondo me, rappresenta quello che dicevo prima sul cinema, sul film, all'ennesima potenza, nel senso che la capacità di raccontare in un tempo più ristretto qualcosa di potente. La fotografia è l'essenza di questo, cioè è un frame, nulla, è un... In quel momento là tutto deve essere concentrato, quindi tutto il sentimento del fotografo, così come il sentimento nell'eventuale ritratto, deve essere concentrato in quell'istante là. E per me questo è un esercizio complicatissimo, cioè poi vedendolo fare da mio padre, che comunque è una persona a dir poco ossessionata e perfezionista, la cosa... mi affascinava ancora di più perché notavi, si nota e mi ha fatto capire nel tempo molto spesso come anche l'uso sbagliato di una certa, delle luci possa comportare un'erronea percezione del lavoro. Quindi è un mondo interessantissimo che si basa sul momento. A me piace da morire questa cosa qua, però che prevede uno studio che non si vede dietro altrettanto enorme, quindi è molto molto interessante questa idea del confetto in qualche modo. Dello stile, sì, è vero, mi sono trovato molto spesso a farlo, ma perché mi diverto in qualche modo. È qualcosa che mi piace, mi diverte. Mi imbarazza moltissimo all'inizio, ma una volta che ci sto dentro puoi dirmi di fare qualunque cosa, nel senso è un ecco, di quelle questo, cose. Questa è una cosa che mi incuriosisce tanto, perché intanto tu hai, appunto, come dicevo poco fa, hai fatto qualcosa anche a GQ, ma io non ero ancora arrivato perché insomma io sono arrivato... Sì, nel 2016-17 forse. Può essere. Sì. Io sono arrivato, come dire, da un anno e mezzo circa. Sì, mi sa che era poco prima. Allora. Tu l'hai fatto prima. Però, come dire, nel frattempo io ho recuperato perché ho fotografato tanti attori, mi sono occupato, come dire, dello stile di tanti attori all'interno di GQ da che sono arrivato. E la cosa, come dire, che mi chiedo sempre è, cerco di medesimarmi in voi che fate un altro lavoro e cerco di capire, io che sto da questa parte, che cosa vi passa per la testa prima di arrivare come dire, in studio piuttosto che location a fare le foto. Per cui, come dire, io ormai ho un archivio di esperienze da questo in questo senso, che sono di tutti i colori, insomma. Da quelle più ostiche a quelle più invece più che sono state una passeggiata, e in cui mi sono anche molto divertito, però devo dire che è anche lì una lezione di vita, perché quindi per questo ti ho fatto queste domande, perché ero curioso di sapere se per esempio tu fossi uno che dava carta bianca in quegli occhi. Completamente, non c'ho nessun tipo di, ma così come sul set, nel senso io, come ti dico, sono riservato nella vita e tutto, nella mia vita non farei nulla che esca dall'ordinario, la normalità convenzionata, mai, però mi vergognerei troppo, mi vergogno a volte anche a come ho messo oggi la camicia, oddio, ma sta così. Okay. Sul set, una volta che sono in un set, che sia fotografico o, nel caso più comune, cinematografico, quando capita, insomma, quello per me è il momento in cui puoi dirmi qualunque cosa. Se è conforme e ovviamente ha senso rispetto alla storia e tutto quanto, al personaggio, io non ho nessun tipo di problema. E la cosa divertente di un set fotografico è che è tutto molto più rapido. Quindi è un adattamento molto più veloce a un gioco molto più immediato. E quindi la cosa è anche, può essere disorientante in un primo momento, imbarazzante, ma al tempo stesso poi diventa subito un fuoco per 3-4 ore al massimo e poi tutti a casa. Vabbè, quindi
Mi sembra di capire che sono state solo esperienze positive. Devo dire di sì, a parte alcuni momenti che era un po' lunga l'attesa, che stavamo fatto magari 7 con outfit, 12-15 outfit, e uno comincia a passare il tempo là, non sa più che ore sono. Quello è pesante, perché poi non è il mio lavoro di per sé, per cui perdi interesse, tanto velocemente lo acquisti, tanto facilmente lo puoi perdere, quindi insomma c'è anche una necessità che lo stilista e che il fotografo in quel caso siano bravi a tirare la concentrazione anche in qualche modo, perché quella è un'altra capacità importante secondo me. Certo. Senti Edoardo, noi come GQ Italia in questo momento siamo fuori in edicola con un numero che ha come tema l'eterna giovinezza e la paura dell'uomo di invecchiare. Allora, tu sei molto giovane, però insomma, ti è mai passato per la testa questo tipo di paura? Ma guarda, ti posso rispondere semplicemente. Il primo monologo che abbia mai fatto, penso che il monologo con cui passai la selezione, monologo nel senso per un lavoro, fu per passare la selezione della volontà della scuola che ho fatto poi. Sì. Era la prima fase di selezione, fu proprio dal cielo sopra Berlino, che era il discorso di un angelo. Sì, certo. Che raccontava appunto esattamente questa cosa qua, cioè il passare del tempo, e la cosa più bella era secondo me il contrasto fra io che ero un bambino, praticamente un ragazzino, e il fatto che fosse un angelo eterno a fare questo racconto qua, cioè il mio cervello c'era questo contrasto che era forte, e cioè da sempre, nel senso io molto spesso mi sento un vecchio dentro, come si vuol dire, nel senso che ho dei ritmi anche di vita che sono piuttosto lenti, in contrasto con poi le necessità anche del lavoro e di tutto quanto, che fanno sì che debba essere quasi nevrotico, nel senso, quindi ho questi sbalzi, però io di costituzione ho sempre avuto questa dicotomia fra le due parti di me, e credo ci sia e sia. Ma te la vivi male o riesci in qualche modo a gestirla? Sì. No, finora tutto va bene, nel senso che crea una stabilità e dei ritmi appunto rallentati da una parte, per sapere che poi dall'altra ho qualcosa che mi ritira veramente lontano. Quindi ho una normalità lavorativa che non è normale, e ho una vita da rallentata nella vita privata, nel senso, quindi ho questi due poli che poi si compensano in qualche modo. Ok. Senti, Edoardo, volevo ancora chiederti due cose legate... Il cielo sopra Berlino, comunque, mi chiedono come si chiama questo monologo. È un pezzo, mi sembra che sia... Non mi ricordo a che punto del film, comunque è Bruno Ganzo l'attore che lo recita. Sì, certo. Scusami. Allora, ma figurati, volevo chiederti intanto se questo lockdown, quindi la pandemia e lockdown, ha interrotto qualcosa del tuo lavoro, perché io so che c'era qualcosa, come dire, in cantiere, e forse è stato, come, al momento è tutto in stand-by. Sì, purtroppo sì, nel senso che nel lavoro mio, per fortuna, nel senso sul set, io ho chiuso da... più o meno un mese avevo chiuso l'ultimo set, per cui quello fortunatamente ho finito il lavoro, diciamo, attivo. La parte, diciamo, della ricerca di provini vari, avevo un po' di cosette aperte interessanti tra Roma, Ginevra e altre cose che anche là sono state un po' bloccate, e due lavori appunto che dovrebbero essere in uscita, però non si sa quando. So che il primo ha quasi chiuso la post-produzione, ormai il secondo anche, quindi... Si possono dire? Sì, si può, certo, sì. Ovviamente ho avuto tutte le precauzioni del caso, no? Tutti, il primo film, sono due film a cui tengo molto in realtà, perché sono due ruoli molto, molto diversi tra loro, e anche particolari per l'Italia, nel senso che non si affrontano facilmente queste due tematiche. La prima è una commedia nera, sostanzialmente molto particolare. Affronta un po' una visione cinica, spietata del mondo, del sistema in cui viviamo, che è quello appunto sempre più isolante, sempre più, e che ci porta piano piano che porta appunto questa famiglia a relazionarsi in una maniera quantomeno violenta alla vita, e questi due estranei che entrano a far parte di questa famiglia. Stiamo parlando di... Questo si chiama I Liviatani. I Liviatani, ok. Ho visto un copione nel tuo... Sì, Instagram. Sì, esattamente, appunto, che è I Liviatani, questo è l'opera prima di Riccardo Papa, infatti ti auguro un grandissimo bocca al lupo per quest'opera, perché secondo me è una chicca, è una cosa molto particolare in Italia, non,
non se ne vedono spesso di questo genere. E poi c'è maschile singolare, giusto? E maschile singolare, questi poi sono titoli provvisori, non so se saranno quelli definitivi o meno. Maschile singolare, sì, regia di Alessandro Guida, Matteo Pilati e Giuseppe Raddusa. Paternò, lo dico perché comunque fa piacere sempre ricordare i registi che secondo me sono parte, una parte... senza di loro io non ci sarei proprio in primis, nel senso che il regista, l'attore non può esistere. Questa è un'opera, una commedia più leggera, una commedia dai toni, una gay comedy sostanzialmente, una commedia sentimentale di un gruppo di ragazzi omosessuali, e io ho poi il ruolo della fata madrina in questo, e da là anche i capelli completamente, un look particolare, insomma, che spero si vedrà presto. So che stavano lavorando già in post alcuni trailer, altre cose, quindi spero che qualcosa cominci a uscire a breve. Sì, insomma, sono entrambi per il grande schermo, giusto? Sì, erano pensati per il grande schermo, erano pensati addirittura per i festival, che però non so quanti se ne faranno effettivamente, quanti no, per farli passare prima del grande schermo, però entrambi sì, per il cinema. Okay. Non so poi se passeranno forse alcuni data la quarantena sulle piattaforme, in televisione, non ne ho idea, questo non... E questi sono, diciamo così, quel che riguarda il tuo futuro lavorativo, giusto? È quello che adesso, sì, quello che è in cantiere adesso. Per quanto mi riguarda me, devo sperare che tutto si sblocchi e io possa ritornare al ciclo di provino lavoro e... Certo. Quant'altro. Certo. Senti, un'ultima curiosità, Edoardo, ti chiedo, visto che da voi la quarantena, in qualche modo, come l'abbiamo intesa noi qua in Italia fino adesso, non è ancora finita, ma finirà settimana prossima, ti chiedo se ci dici quale sarà la prima cosa che farai una volta terminata la quarantena. Probabilmente vado al fiume col mio cane. Probabilmente faccio questa cosa qua, perché avremo un limite di 100 chilometri. Faccio quello, poi voglio andare nella foresta, vorrei andare al paesino di mia nonna, che ora non c'è più, per occuparmi un po' della casa che la famiglia sta cercando di vendere. E, insomma, ritornare un po' a quelle che sono le piccole abitudini, però fuori casa. Come dicevo, roba da vecchi, nel senso, niente di... Vabbè, però... Sì, no, non è solo per l'età. Con una buona bottiglia di vino faccio tutto questo in maniera allegramente. Perfetto. Senti, Edoardo, io ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata. Grazie davvero tanto. Grazie a te, sono molto gentile e generoso. Grazie mille. No, grazie. Dai un abbraccio alla tua fidanzata. Riferisco. Mi raccomando, non litigate, Non cito la cucina, non ti un sacco di coppie si lasceranno a quanto pare, ma insomma, voi tenete No, io a una settimana io posso toccare ferro per adesso tutto bene. Una settimana proprio deve essere tipo la finale degli Europei del 2000, praticamente, dovrebbe finire così, insomma. Guarda, Va c'è mia bene. madre che disse questa cosa qua, perché disse proprio questa cosa qua, fa, mio padre era contento, ce l'abbiamo fatta, e mia madre arrivò non mi ricordo, alle stanze, e fa, non è ancora finita, ma tipo 3 minuti prima della fine. Ha ragione, ha ragione. Vabbè, io ce l'ho fatta, per cui se ce l'ho fatta io ce la posso fare con tutti, per cui tenete duro. No, ci siamo. Grazie mille, grazie Grazie a ancora. te, Un abbraccio, a Giovanni. Un presto. abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, alla Ciao. prossima. Allora, grazie mille per aver seguito questa diretta con Edoardo Valdandini, che è stato molto molto gentile con noi. Allora, alle 17 ci sarà invece Euridice Axen con Giovanni e alle 21:30 ci sarà Nicole Rossi, sempre con Giovanni Odifredi. Grazie mille, buon pomeriggio. Ciao.